Intanto un primo tema, sono cambiate tante cose, è vero, ma è la velocità con cui sono cambiate che ci ha lasciato così stupefatti. Tre grandezze che possono dare l'idea di cosa è successo. In 8 settimane il food delivery ha fatto tanta strada quanta ne ha fatta negli ultimi 10 anni. In 5 mesi l'online entertainment, quindi Netflix piuttosto che Disney Plus, ha fatto tanti abbonamenti quanti ne aveva fatti negli ultimi 7 anni, in 5 mesi. E in 2 settimane 250 milioni di studenti cinesi si sono trovati con l'online learning. Quindi velocità di cambiamento spaventose, velocità di cambiamento. Che non ci hanno ancora dato la possibilità di riprenderci così, dallo scossone che abbiamo ricevuto. Altro aspetto, abbiamo preso atto che la tecnologia è tutto sommato autoritaria. Abbiamo scoperto che con un device non si può comunicare. Un device dà degli ordini, noi obbediamo. E se non obbediamo, il device continua a dare gli stessi ordini. Ricorda un po' l'amministrazione pubblica, no? Quando hai un problema con l'amministrazione pubblica, la regola è cambia problema perché non riuscirai a risolverlo. E nello stesso tempo, e questo però invece ci tocca da vicino, la tecnologia è anche amnesica, non ha ricordi, guarda solo avanti, chiede solo fiducia nel futuro. E questo, se volete, è un aspetto sul quale bisognerebbe fare una riflessione, perché chi non ha passato difficilmente ha futuro. E quindi è un modo quello della tecnologia di dire fidati di me, ma fai esattamente quello che ti dico io. E non va tanto bene questo, per cui è molto interessante ascoltare le vostre storie di tradizione. Però, ecco, mi permetto di dire, guardate che la tradizione diventa davvero un vantaggio competitivo solo se vivificata da sangue nuovo, altrimenti rischia di essere, una restaurazione conservatrice, che, va bene per la cripta di Cappuccini di Joseph Roth, ecco, se avete voglia di leggere un romanzo di quel genere, ma, altrimenti guardare avanti è importante, non perdendo la consapevolezza delle proprie radici culturali, questo sicuramente sì. Un altro aspetto, abbiamo scoperto che il cibo, il vino non possono chiudersi nei ristoranti. Il ristorante non può essere una sorta di castelletto difensivo di tradizioni e di modi giusti di assaggiare un prodotto. Il cibo è sostanzialmente, anzi direi ontologicamente quasi, un modello distribuito. Il cibo deve incontrare le persone. Questa pandemia che da un lato ci ha impedito di girare, dall'altra però ha consentito, vuoi attraverso il delivery, vuoi attraverso il takeaway, vuoi attraverso la riscoperta del farsi in casa una serie di ricette, di piatti, ci ha fatto riscoprire anche il piacere di una condivisione del cibo che prima forse si era persa. Tenete presente che, per esempio, nel caso del vino, le vendite di vino e alcolici durante la pandemia sono aumentate tantissimo nella grande distribuzione. Quindi, è segno che dovevamo ricominciare, dico dovevamo perché io alla fine ne faccio parte dell'ecosistema del food and beverage, ma dovevamo uscire da quelle che erano diventate, che inizialmente erano diventati veicoli di conoscenza diffusa e ultimamente stavano diventando invece proprio fortezze, delle sorte di banche in cui veniva custodito il segreto di come bisognava degustare, di come bisognava assaggiare e bere i prodotti della nostra tradizione culinaria. Bisognava uscire, bisognava portarlo fuori. Non potevo più pensare di portare al mio interno e solo al mio interno il consumatore. E l'ultima cosa è che con questa pandemia abbiamo destrutturato i pasti. Ci siamo accorti che i pasti, che c'è stato un privilegio verso la snackizzazione del pasto. E allora una delle domande che a me verrebbe da fare è: ma qualcuno ha pensato a snackizzare il vino? Cioè a creare un prodotto
che per confezione e per caratteristiche organolettiche si adatti più a un consumo, chiamiamolo easy way, a un consumo che, pur mantenendo una tradizione di fondo, si adatti a questa nuova tendenza di consumo. Perché, e qui concludo e ripasso la parola a Carlo, attenzione che non si torna come prima, cioè forse riprenderemo i consumi, forse, tra 2 o 3 anni, non credo prima, ma in ogni caso saranno modalità diverse di consumo, indietro non si torna. Quello che è stato fino al 2019 molto probabilmente non tornerà più. Ecco, questa è, quindi attenzione, salviamo la tradizione ma guardiamo anche avanti. Questo è un po' il senso del mio intervento. Dai Carlo. Vabbè, grazie Tebo. In effetti hai toccato un tema sul quale abbiamo anche così discusso parecchio in questi giorni. Intanto appunto su come stanno cambiando i consumi. Ci sarebbe da fare tutto un tema anche su come sta cambiando la distribuzione del food e del beverage in Italia. Il discorso è lungo, non lo affrontiamo adesso, ma attenzione, perché anche da questo punto di vista qua ci sono fortissime novità che stanno intervenendo già adesso, lo vediamo nel food. Per esempio, uno degli effetti indotti, se volete, dello smart working. Molte imprese ormai, quadri operativi, perché chiaramente chi è nella catena di montaggio continuerà ad andare a lavorare nella catena di montaggio, ma ci sono tutta una serie di funzioni aziendali che stanno derivando appunto su funzioni più di smart working, quindi magari 1 o 2 giorni alla settimana in ufficio. Questo sta cambiando molto anche l'approccio delle aziende che per esempio servono tutta la ristorazione collettiva, eccetera. Non ne parliamo adesso, ma ci sono tanti scenari sui quali si potrebbe andare a ragionare. Allora, io direi che potremmo iniziare intanto a fare una prima presentazione delle 5 idee di innovazione, delle 5 startup che abbiamo appunto scelto oggi per raccontare appunto alcuni ambiti di innovazione. Allora, come vi dicevo, gli ambiti che abbiamo toccato sono un po' il tema della sostenibilità, del delivery, dei trasporti, del marketing, eccetera. Allora, direi che adesso ve le presentiamo magari una per una. Direi che possiamo iniziare da Grape. Grape arrivano da Alba. Abbiamo oggi con noi, credo che sia proprio lì in sala, anche Simona Campolongo, che è stata un po' la fondatrice di questa impresa. Molto bella, tra l'altro, perché quando Simona un po' mi ha spiegato la loro idea, mi ha subito fatto l'esempio di quando uno apre la bottiglia e sente odore di tappo, no? Che appunto sappiamo tutti è dovuto a un'infestazione. Ecco, loro, e quindi che comporta perdite di prodotto, perdite di materie prime, loro lavorano molto da questo punto di vista qua, e quindi diciamo si inserisce nel tema della sostenibilità tutto il lavoro che loro stanno facendo per prodotti, per l'energia che abbiano anche una forte componente di sostenibilità. Non so se dalla regia adesso passano immediatamente la parola a ognuno di loro, o se magari vi faccio prima un piccolo così, una piccola presentazione anche delle altre startup. Vedo che non succede niente, quindi io continuo a parlare. Allora, dopo di loro avremo Interblend. Allora, Interblend, il fondatore, che so che è in sala, è Guillermo, spero di pronunciarlo correttamente, Pontis. Capite già dal nome che parliamo di una persona che arriva dall'Argentina. Lui ha avuto una grande esperienza in cantine di quel territorio. Oggi risiede, se non sbaglio, in Brianza, in quel di Monza, e ha creato un'azienda che appunto crea vini per il mondo, unendo territori, mondi diversi tra di loro, quindi sono molto curioso anch'io della sua presentazione. Dopodiché parleremo di turismo. Allora, anche oggi nei vari interventi che si sono susseguiti, il tema dell'enoturismo e tutto quanto. Anche lì, attenzione, ve lo diceva Febo, non tornerà come prima, anche qui ci sono molte novità. E per esempio qui Stefano Tulli, che arriva da Ascoli Piceno, quindi ha fatto tanta strada dalle Marche, presenta oggi la sua idea di Windering. Windering di fatto è una piattaforma che aiuta l'incontro tra i wine lovers e le cantine, ma fondamentalmente Stefano sta molto lavorando proprio su tutto il tema della digitalizzazione dei processi nel mondo dell'enoturismo, che è veramente molto molto importante. Febo, vuoi presentare tu Discovery? Marco Simonini, sì, con molto piacere, anche perché abbiamo avuto modo di collaborare, quindi è stata una piacevolissima sorpresa, sia personale che professionale. Discovery è un'azienda, ormai non mi sento neanche più di considerarla una startup, ma è un'azienda
che è partita digitalizzando i menu e poi ha arricchito l'offerta attraverso anche la possibilità di digitalizzare gli abbinamenti dei menu dei punti vendita, dei punti di consumo, gestendo il multilingua direttamente e avendo anche uno spazio per poter spiegare al turista che viene per la prima volta in Italia in che cosa consiste il piatto che sta ordinando, per cui per davvero un consumo responsabile, non solo nel senso che si consuma meno per stare meglio, ma un consumo responsabile nel senso che si sa esattamente che cosa si sta consumando. Quindi non solo un meccanismo, una piattaforma abilitante processi COVID compliant, ma anche una piattaforma di diffusione della cultura enogastronomica italiana in lingua originale e in lingua del turista, in un'ottica proprio di maggior diffusione del nostro patrimonio. Quindi una bellissima iniziativa. E poi, dulcis in fundo, arriviamo a Andrea Antinori. Nonostante il nome non è un brutto signore, ma una delicata signora invece che arriva dalla Valtellina e ha creato Wine Library, che oggi, diciamo, è la piattaforma sia cronologicamente, perché sono stati i primi a nascere, ma anche come volumi, più importante in Italia oggi sul delivery di bevande, non soltanto vino, perché se andate sulla loro app, che tra l'altro è fatta molto molto bene, trovate anche alcolici, trovate il mondo delle birre, trovate il mondo degli snack, eccetera. Parlando con Andrea, quello che mi ha colpito molto è che loro sono molto attenti anche alla raccolta dei dati sulle modalità di consumo, su come sta cambiando tutto questo mondo. Quindi, secondo me, sono da tenere molto d'occhio, perché possono essere veramente anche una utilissima, lo dico anche per noi, fonte di conoscenza su come stanno cambiando i consumi. Lo stava dicendo anche Febo prima, stiamo andando verso una snackizzazione delle occasioni di consumo, e quindi chiaramente anche le bevande devono seguire questo trend e cercare di adattarlo, non rincorrerlo possibilmente. Bene, allora direi che dopo questa prima panoramica io attendo adesso che la regia passi la parola allora al primo protagonista, che credo che sia Simona Campolongo di Grape, che immagino debba iniziare la sua presentazione. Non vedo ancora nessuno sul palco, immagino che Simona, se lei è appunto la prima nell'ordine dei lavori, immagino che sia lei, si stia appropinquando il palco. Attendiamo notizie. Intanto, eccola. Buongiorno Simona. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Benissimo. Non so se... noi abbiamo una presentazione. Vabbè. Nel frattempo vi introduco un attimo chi sono e chi è Grape. Ecco, la mia presentazione. Grape è nata nel 2011, è nato come spin-off dell'Università di Torino, dalla Facoltà di Agraria, e è nata dall'idea di offrire alle cantine dei servizi altamente specializzati nell'ambito del settore del vino. Eravamo tre dottorandi, che non sono quelli che vedete nella foto, questo qui è il nuovo team. Eravamo tre dottorandi nel 2010, nel 2011 ci è venuta in mente questa idea, sviluppavamo cose innovative, io in particolare lavoravo sul Brettanomyces, gli altri nel campo viticolo ed enologico, e abbiamo detto perché non utilizzare il famoso trasferimento tecnologico per offrire alle cantine quello che noi facciamo. Quindi dal 2011 offriamo questi servizi altamente specializzati. E questi servizi sono principalmente incentrati sulla sostenibilità delle aziende vitivinicole, perché il core business fino al 2019 è stata principalmente la selezione di lieviti autoctoni. Quindi fondamentalmente abbiamo puntato sulla sostenibilità, riducendo un po' il trasporto dei lieviti, perché noi andavamo in vigneto, in cantina, selezionavamo i lieviti
del territorio, li studiavamo per le loro caratteristiche tecnologiche e poi li riproducevamo, quindi fondamentalmente alla cantina offriamo tuttora, abbiamo diversi clienti che lo usano ancora adesso, un lievito a chilometro zero. Dal 2019 abbiamo invece sviluppato un prodotto, quindi non offriamo più solo servizi ma anche un prodotto che si chiama Self Bread. Abbiamo deciso di introdurre l'azienda anche avendo uno sguardo particolare sul mercato. Ultimamente l'Unione Europea è la maggior produttrice di vino del mondo e l'Italia spicca in questo ruolo, e la produzione globale è stata di 282 milioni di ettolitri, la più alta degli ultimi 5 anni. Quindi i nostri servizi sono dedicati alla sostenibilità. Il produttore, in questo caso, nel caso del servizio Selfis, può scegliere in prima persona a 360 gradi gli aromi, i parametri tecnologici e il vigore fermentativo che vuole dare alla sua vasca. Proprio adesso mi ha chiamato un cliente che ha iniziato un progetto 2 o 3 anni fa, quindi quest'anno è alla fase finale sulla nascetta di novello, ed era proprio contento che il lievito che hanno impiegato quest'anno, comparandolo con un lievito commerciale, sembra proprio che abbia dato un vino completamente diverso. Questo perché nel progetto, come vedete che è fatto da diversi step, ci sono delle microfermentazioni in laboratorio con il mosto della cantina, che consentono poi ai produttori di scegliere in prima persona il vino, perché noi prepariamo queste microfermentazioni e poi i produttori vengono da noi e assaggiano questi vini che sono fatti soltanto con un lievito diverso, quindi hanno tutta la stessa materia prima e cambia soltanto la tipologia di lievito. Il prodotto invece si chiama Self Bread ed è nato dal fatto che io praticamente parte della mia vita l'ho dedicata a studiare questo lievito, il Brettanomyces, che è un lievito che contamina il vino ed è responsabile di cattivi odori, il famoso sentore di Brett, principalmente è riconducibile a odori di cavallo, stalla, insomma cane bagnato, e provoca ingenti danni, quindi anche qui richiamiamo il tema della sostenibilità, perché con delle azioni precoci si possono evitare diverse problematiche come quello del deprezzamento del vino o addirittura dello scarto, del doverlo vendere sfuso. Il dispositivo è molto semplice, è innovativo ed è economico. Noi l'abbiamo brevettato e adesso lo vendiamo già in tutto il mondo, abbiamo già dei distributori in America, in Australia, in Portogallo. Diciamo che l'estero è stato un po' più attivo rispetto all'Italia. Funziona così fondamentalmente, vedete nella slide c'è un dispositivo, quello blu, dove c'è scritto New. Così è quando il produttore lo compra, poi una volta che viene utilizzato praticamente viene riempito di vino, si rimette la slide dentro, si aspetta un minuto e poi si scarta, si aspettano 5-10 giorni e questi sono i risultati. Quindi se è negativo cambia leggermente il colore ma rimane verde, se è positivo invece diventa giallo e crescono le colonie e si forma anche il tipico odore del Brettanomyces. Quindi direi che ci sono proprio tre evidenti segnali del fatto che la vasca è contaminata, e a quel punto il produttore deve preoccuparsi e fare ulteriori analisi per conoscere il livello di contaminazione e comunque agire sulla vasca per non avere il vino completamente rovinato. Da qui è nata poi l'esigenza anche di fornire ai produttori un dispositivo che gli consenta di sapere se il Brettanomyces viene dall'uva, e quindi è un progetto analogo, simile, però si può utilizzare anche sull'uva. E questi qui sono gli altri servizi che noi offriamo alle cantine vitivinicole, quindi tecniche di microbiologia tradizionale e di
real time per sapere, per conoscere la contaminazione a livello dei vini, oppure se sono presenti altri, insomma, altri lieviti o batteri buoni. Analisi vitivinicole e analisi enologiche con l'analisi dei residui, delle contaminanti delle, e facciamo anche, quest'anno ce l'hanno chiesto particolarmente, delle microvinificazioni sperimentali tramite l'aiuto della cantina sperimentale dell'Università di Torino per quelle aziende che durante la vendemmia sono presissime ma che vorrebbero sapere se una particolare varietà vinificata in maniera diversa può dare delle, dei risultati un po' diversi o comunque può essere migliorabile. Grazie. Ma adesso bene, allora adesso è il turno di Discovery, no? Sarà il turno di Marco Simonini di Discovery, quindi lascio a te appunto presentarlo, ripresentarlo mentre sale sul palco. Ecco Marco, è in remoto, come si conviene alla startup tecnologica. Ciao Marco, ben trovato. Ciao a tutti, ciao Febo, ciao Carlo, come state? Bene, bene, forza. Raccontaci un po' cosa siete riusciti a realizzare, grandissima, grandissima operazione, bravi davvero, forza. Allora, beh, innanzitutto vi ringrazio dell'invito. Io, come vedete, siamo da casa, ma ormai, insomma, si è abituati a questo genere di call. E niente, fondamentalmente, come già anticipato in modo corretto da voi, Discovery è una startup che nasce per un altro tipo di target, quindi quello della ristorazione, non tanto quello delle aziende di produzione o comunque di cantine di vino. Noi nasciamo per, come dicevi tu Febo prima, comunicare e diffondere la conoscenza della cultura gastronomica agli ospiti stranieri, proprio perché andiamo a raccontare attraverso i menu i piatti, gli ingredienti in lingua, nella lingua del lettore. Andiamo proprio a raccontare una storia. Allora, io ho un quarto d'ora, quindi pensavo di innanzitutto fare questa piccola premessa. Adesso vi faccio vedere un video che abbiamo fatto noi che riassume un po' tutto quello che è il funzionamento del nostro servizio. Naturalmente chiedo a chi è in ascolto e ai presenti di declinare il video che è stato fatto naturalmente per il nostro target principale, declinarlo dai ristoranti a anche le aziende. Perché? Perché, come diceva all'inizio Carlo, ultimamente, soprattutto nel periodo di lockdown, dopo questa pandemia, le abitudini dei consumatori sono cambiate e quindi abbiamo visto proprio un cambio anche della metodologia di comunicazione e dei canali commerciali che riguardano non solo i ristoranti ma anche le aziende. Tanto è vero che durante quest'ultimo periodo ci hanno contattato tantissime aziende, cantine di vini, che vedono in Discovery, che nasce come, ripeto, un menu digitale, vedono però uno strumento che funga da e-commerce, quindi che sia una vera e propria vetrina nella quale listare i prodotti, la propria offerta commerciale, e dare la possibilità ai consumatori finali o a distributori o insomma a chi andate a fornire di acquistare direttamente i prodotti attraverso uno smartphone, ok? Quindi adesso vediamo, faccio la condivisione dello schermo, andiamo a vedere il video. Vedete? Fin dall'inizio della sua storia, il menù ha subito incredibili evoluzioni, dai primi rudimentali esperimenti alle soluzioni più elaborate, eleganti e originali, fino a giungere ai giorni nostri. Discovery è il menù digitale più utilizzato dai ristoratori italiani. Grazie a Discovery potrai sostituire il tuo menù cartaceo con un menù digitale, sempre aggiornabile e collegato a un QR code. I tuoi clienti potranno accedere al menù in pochi secondi, senza nessuna applicazione da scaricare, nel pieno rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.
E non è finita qui. Discovery non è un menu digitale qualunque, ma è un potente strumento di marketing e di vendita che facilita le ordinazioni. Vuoi sapere come? I tuoi clienti possono ordinare i loro piatti preferiti direttamente dal tavolo, dall'ombrellone, dalla luna, da universi paralleli! Ovunque, persino da casa. Gli ordini a domicilio arrivano direttamente su WhatsApp. Puoi modificare facilmente il tuo menu in tempo reale. In più, puoi raccogliere i dati dei tuoi clienti e fidelizzarli, inviando loro offerte e promozioni. Con Discovery puoi personalizzare il tuo menu aggiungendo foto, dettagli e curiosità sui tuoi piatti e puoi tradurlo in tutte le lingue del mondo. Aumenta la notorietà del tuo brand collegando il tuo menu digitale alle maggiori piattaforme di recensioni online e ricevi i pagamenti direttamente via PayPal, Satispay o carta di credito. Cosa aspetti? Entra anche tu nel mondo Discovery. Il futuro è servito. Non so se l'abbiate sentito, io non sentivo niente, ma in ogni caso lo continuiamo. Allora, naturalmente il video, appunto, ripeto, è stato fatto per i ristoranti, però in quest'ultimo periodo tantissime aziende di qualsiasi tipo di produzione, salumifici, caseifici, aziende vitivinicole, cantine, ci hanno contattati perché adesso vi vado a mostrare il funzionamento e quello che possiamo offrire noi a questo tipo di attività. Qua vediamo, naturalmente abbiamo chiesto il consenso all'azienda, che essendo che insomma c'è un buon rapporto lavorativo, mi ha dato il consenso di far vedere il loro e-commerce fondamentalmente. Questo è il gestionale dell'azienda Sassotondo che noi abbiamo creato, da cui l'azienda può andare a crearsi le varie categorie. In questo caso ho preso un esempio molto semplice, sono 4 tipologie di vini, di categorie, in cui andiamo a mettere dentro i vari vini, ok? Poi da questo gestionale è possibile fare diversi tipi di funzione, come magari andare a spostare un vino che non si vende troppo in alto per dargli più visibilità, andare a approfondire i dettagli del vino andando a mettere appunto il nome e la descrizione, come vedremo dopo è molto lunga, andare a fare diverse azioni di marketing per far cadere l'attenzione dell'occhio dell'utente su questo determinato prodotto. E da questo gestionale è possibile fare tutto ciò. Qua vi faccio vedere l'anteprima di quello che vede il consumatore finale. Quindi attraverso o la scansione di un codice QR o un link che può essere mostrato su Google, su Facebook, sul proprio sito internet, gli utenti da casa o da qualsiasi parte essi si trovano possono accedere al vostro e-commerce. In questo caso vediamo che ci sono 3 categorie, come abbiamo visto quelle che erano state create, le informazioni relative in questo caso alla spedizione all'estero, appunto, a eventi di degustazione, ai pagamenti e a informazioni sull'azienda. Naturalmente è tutto personalizzabile, ok? Dal momento che si va a selezionare una determinata categoria, a cascata si visualizzano tutti i vari vini, ok? All'interno di ogni vino, naturalmente, noi diamo i dettagli, quindi c'è la foto, il nome, la tipologia, insomma, di uvaggio e le varie categorie, le varie informazioni, i vari dettagli che rappresentano e caratterizzano questo vino in particolare. Come vedete, da qua si può andare ad aggiungere questo carrellino che adesso è vuoto, ma funziona come un vero e proprio e-commerce, oppure anche da qua vado ad aggiungere i prodotti che voglio acquistare. L'utente in seguito si troverà una didascalia naturalmente personalizzata dall'azienda di come ordinare. In questo caso si suggerisce di inserire i prodotti in questa lista, compilare i campi richiesti e una volta che arriva la conferma dell'ordine si può procedere al pagamento. Okay. Qua si ha il riassunto dell'ordine con il totale, il costo di consegna, i campi da compilare per poter andare poi a emettere l'ordine,
arriverà direttamente o sul WhatsApp del ristoratore, o un WhatsApp dell'azienda, o un WhatsApp comunque dedicato, oppure sull'email. Questi sono solo sistemi di notifica. Noi forniamo comunque da questo gestionale un cruscotto, quindi la lista di tutti gli ordini che poi possono essere gestiti, possono essere elaborati, si può scaricare in Excel la lista degli ordini con anche tutti i dettagli dei propri clienti. E questo è molto importante perché si ha la possibilità quindi di avere un elenco di tutte le email degli acquirenti o i numeri di telefono in modo da tenerli aggiornati o mandargli delle offerte particolari. Dopodiché, una volta che si è compilato come una normale schermata di checkout i vari campi che servono per l'ordinazione e la consegna, si va ad accettare la privacy e ad acconsentire per informazioni relative al marketing e si invia l'ordine. Dopodiché, come c'è scritto qua, il link di pagamento comparirà dopo l'invio dell'ordine. Questo vuol dire che prima va inviato l'ordine e poi si paga. Questo perché l'ha deciso l'azienda. Molte altre aziende decidono prima di far pagare e poi di inviare l'ordine. Okay? Quindi qua abbiamo visto un vero e proprio e-commerce che è stato creato da questa azienda di vini, che si chiama Sassotondo. Naturalmente è fondamentale, adesso vi faccio vedere anche la parte relativa alle ordinazioni. Se andiamo a vedere, per dire, nell'ultimo mese quanti ordini sono stati effettuati, vediamo che questa azienda fornisce il proprio e-commerce solo e unicamente a livello cartaceo. Quindi loro stampano il codice QR su dei flyer, su dei Deplian, che vanno a distribuire ai loro clienti. Il potenziale maggiore che ha Discovery è però quello online, quindi la stessa identica funzione di e-commerce che si può avere dal codice QR stampato su un volantino, si ha decuplicata se questo e-commerce viene condiviso sui vari social media, sui vari motori di ricerca o sul proprio sito banalmente, ok? Perché naturalmente si raggiunge un bacino di persone molto più elevato. Naturalmente si può andare anche all'estero perché il listino viene tradotto in multilingua e qua si vede, adesso non stiamo troppo su questa schermata perché ci sono anche dati sensibili, però si vede la lista degli ordini con anche la possibilità di scaricarsi gli ordini e gli utenti, in cui si vedranno i vari dettagli come numero di telefono e email dei propri clienti. Come dicevo prima, è molto importante mantenere anche il contatto e mandargli delle offerte e delle promozioni. Ecco, qua vi ho dato una rapida overview di quello che è il menu digitale, che può essere tradotto appunto in un listino digitale, in un catalogo digitale. Alcune aziende inseriscono il codice QR con all'interno l'e-commerce della propria azienda, persino su alcune bottiglie di vino che magari vendono nel loro showroom interno, in modo tale che i consumatori, quando sul tavolo da cena hanno il vino, possono, nel caso in cui lo finiscano, riordinare lo stesso vino o anche altri. Comunque avere accesso a un canale di vendita molto più facilitato e ottimizzato. Bene, questo era il mio intervento. Mi è dispiaciuto che non si sia visto il video. Carlo, mi confermi che non si sentiva? No, si sentiva poco, in effetti, confermo. Non so perché cosa sia successo dalla regia, ma nessun problema comunque. Ottima relazione, grazie Marco. Grazie Marco. Allora, ritorno in video anch'io. Eccoci qua. Allora, passiamo adesso a un altro evento, a un altro esempio di innovazione. Adesso chiamerei sul palco Stefano Tulli di Wandering. Allora, Stefano, come vi ho detto, arriva dalle Marche, da Ascoli Piceno. Credo che sia in sala, quindi veramente un applauso già se lo merita per tutta la strada che ha fatto. Wandering nasce come piattaforma che mette in comunicazione tra di loro, come vi ho detto, i wine lover con le cantine. Ma
Stefano sta facendo anche un grosso lavoro proprio dal punto di vista della digitalizzazione dei processi del settore enoturistico delle cantine. Quindi a lui la parola, bravo Stefano di essere arrivato e buona relazione. Grazie Carlo, buongiorno a tutti, spero mi sentiate. E grazie dell'invito a Carlo, e grazie a tutti voi per poter ascoltare questa mini presentazione che abbiamo cercato di costruire in questi giorni. E quello che era l'idea di questa presentazione era il raccontarvi un pochino il nostro percorso. Winering è un viaggio che è iniziato ormai da circa 5 anni, legato esclusivamente al mondo del turismo del vino. Brevemente mi piacerebbe raccontarvi un pochino come si è nati e quello che è stata l'idea, per poi andare un po' più nel concreto di quelle che sono alcuni dati, alcuni numeri che abbiamo visto in questi anni, soprattutto nel periodo ante e post-Covid che stiamo vivendo e che spero di vivere nei prossimi anni. Parto dall'inizio, cerco di essere breve, ma secondo me è molto importante. Questa foto che vedete, non so se si vede bene oppure troppo scura, è una cantina che si trova in California, Castello di Amorosa. È il 2015, io personalmente provengo dal mondo del turismo, il mio socio dalla parte tecnologica digitale, però io nel 2015 ero in Napa Valley con un gruppo di 15 motociclisti molto accaniti, facendo da accompagnatore, e una domenica ci dovevamo trovare a fare una visita in cantina. Mi chiedono di prenotare una visita e c'è una difficoltà enorme. La Napa Valley, come sapete, è uno stretch di 90 km con circa 500 cantine. Io non ho nessun parametro per poter scegliere quale azienda visitare. Facebook, Yelp in America vanno molto, ma in generale non ho il riferimento di chi mi può dire questa è la cantina che devi voler visitare, that you wanna visit. Allora chiamo una persona che vive in California, che è un mio carissimo amico Emanuele, e mi suggerisce di andare a vedere questa azienda. 108 sale degustazione, 4 piani, staff italiano, perché in realtà Castello di Amorosa, appunto, Castle of Love, era questa l'idea. E io rimango folgorato da quella che era l'esperienza, nonostante poi tutte le criticità che ci possono essere in base insomma, alla veridicità o meno dell'attività. Tornando a casa, lo condivido con Dennis, che è appunto il ragazzo con il quale abbiamo creato questa piattaforma, e gli pongo questo dubbio, perché gli dico, cavolo, ma io non conoscevo questa realtà, non vengo da questo mondo, ma se non me l'avesse detto Emanuele probabilmente non l'avrei mai visitata. Da lì iniziamo a fare un po' di ricerche e a fine 2015 generiamo questa idea, appunto, che si chiama winering.com, che come potete capire è wine e wandering, è un mix tra due parole, che nasce con questa idea, quella di diventare un ponte tra potenziali amanti del vino, viaggiatori e cantine. Facciamo delle ricerche, nel 2016 torniamo in America a parlare con alcune realtà che insomma abbiamo avuto la fortuna di conoscere e decidiamo di creare questa piattaforma che nel 2016 nasce come sistema di visibilità, geolocalizzazione, mappatura. Io voglio cercare una cantina in un determinato territorio, posso trovare le aziende che decidono di essere presenti, recensioni o geolocalizzazione, e posso contattarle. Chiaramente tutto questo nasce con questa nostra idea, appunto, mentre noi ci occupavamo di due altri lavori, perché io appunto vengo dal mondo del turismo, Dennis da un altro settore, ma quest'idea inizia a prendere sempre più piede nelle cantine, non solo italiane. Cioè, Winering è nata con un'idea ben precisa, nonostante tante start-up giustamente, e anche noi all'inizio volevamo nascere con l'idea di dire centriamo un territorio e poi rendiamolo scalabile, che è una parola ormai famosa in questo settore. In realtà noi siamo partiti dall'idea di dire andiamo, cerchiamo di conquistare la fiducia delle cantine, chiaramente, per poterle presentare il progetto, e vediamo l'evoluzione che si verrà a creare. Quindi da questa idea nasce questo nostro progetto di unire a livello digitale quelli che sono i wine lover e le cantine, e di porsi in mezzo in questo triangolo. La cosa straordinaria è che dopo un anno di lavoro, più o meno, abbiamo capito che in realtà il mondo dei wine lover era una nicchia estremamente piccola che potevamo andare a conquistare. Perché chiaramente, sapete meglio di noi, tante volte si presentano in cantina persone che non hanno anche alcuna competenza, magari in ambito enologico.
E noi abbiamo ricevuto l'anno scorso, io questo lo dico sempre perché secondo me è il caso più assurdo che abbiamo, 4 geologi sono andati in Sicilia a visitare 2 cantine dell'Etna spendendo una quantità incredibile con un preventivo che gli avevamo effettuato, erano totalmente astemi, loro volevano scoprire il territorio dell'Etna. Quindi il mondo dell'accoglienza in cantina è estremamente variegato e questo l'abbiamo capito poi più avanti. Sulla base di questo però ci siamo poi posti un punto fondamentale, perché abbiamo iniziato a girare per cantine in Italia e non solo, e un nostro amico appunto ci dice questa frase che in italiano è molto più semplice, non cosa ma chi bevi, che però ci portiamo sempre dietro. Il rapporto che andiamo a creare con l'utente, con la cantina, con il nostro cliente, dal mio punto di vista è la cosa più importante che potevamo iniziare a costruire in questo progetto. Ottobre 2017, dopo la visibilità che avevamo iniziato a ottenere con un po' di realtà, inizia il nostro percorso fatto da una piattaforma che permette non solo di connettere cantine ad utenti, ma di prenotare tramite il nostro sistema le visite in cantina. Un e-commerce banalissimo ad oggi, verrebbe da dire. Abbiamo esperienze, costruiamo itinerari, le cantine si iscrivono, sistema gratuito, percentuali, commissioni del 15% che quest'anno diminuiranno. Lavoro di piattaforma estremamente basic da questo punto di vista, che mancava in quel momento e che però ci ha permesso davvero di poter crescere, anche perché dal 2017 ad oggi, diciamo dal 2017 alla fine del 2019, perché il 2020 poi ci arriveremo, è un anno un po' particolare, come sapete, noi abbiamo fatto iscrivere sulla piattaforma circa 4.500 cantine, non solo in Italia, ma Napa Valley, Australia, adesso sono stato a gennaio in Sudafrica per chiudere un progetto importante per l'anno prossimo. Quindi, insomma, la piattaforma nasce con l'idea di essere, come dicevo prima, non già localizzata. Abbiamo oltre 700 esperienze tramite cantine e in più Winering è tour operator, quindi non siamo semplicemente una piattaforma, ma con licenza italiana A e B costruiamo i nostri itinerari, che è un dettaglio non da poco in questo momento, perché ci permette di poter lavorare molto sia in maniera digitale online ma anche offline con i clienti che desiderano dei servizi più tailor made. Abbiamo sbagliato, commesso errori, di tutto, come qualsiasi startup abbiamo fatto un'evoluzione molto intensa in questi 2 anni e mezzo e chiaramente però poi alla fine del 2019 ci siamo trovati in un punto in cui avevamo interesse e desiderio di sviluppare dei processi digitali innovativi per le cantine, ma non solo, a livello di big data, di progetti molto grandi che ci si erano presentati, e in tutto questo il 2019 ha segnato anche l'inizio di una serie di prenotazioni molto importanti per il 2020. Noi avevamo chiuso importanti accordi tramite tour operator e realtà straniere, quindi il 2020 si prospettava come l'anno degli investimenti per i progetti digitali. Chiaramente si blocca tutto, un po' perché a febbraio personalmente mi è cambiata la vita, perché è nato un figlio in fase di lockdown, capite che è stato un po' complicato, però dall'altra parte è stato anche positivo, e noi abbiamo passato marzo a effettuare cancellazioni, quindi a riproteggere i clienti, rischedulare le partenze per il 2021, rimborsare quei customer che volevano dei cambiamenti, quindi è stato un mese veramente complicato. Da quel momento abbiamo iniziato a ricontattare tutti i client che avevamo per poterli rifedilizzare nei confronti delle prossime progettualità e dei prossimi anni, ottenendo dei feedback straordinari, perché è vero che chiaramente oggi noi faremo il TTG la settimana prossima e gli operatori ti dicono vedremo, faremo, diremo, non lo sappiamo, ma in realtà la conferma dell'interesse nei confronti di una realtà come la nostra, che in quel momento si è verticalizzata sul mondo del vino, è rimasta sempre più forte. In tutto questo, la fortuna più grande, secondo me, che ha portato questo periodo di lockdown nei nostri confronti è stato che abbiamo finalmente avuto modo e tempo di apportare un'analisi molto forte, condivisa quando abbiamo conosciuto Carlo tramite Zoom e Skype, ma soprattutto con quelli che sono i nostri 2 advisor in questo momento che si trovano in America, tra l'altro uno è quello Emanuele che vi dicevo prima, a Stanford, e il supply manager di Amazon,
con i quali abbiamo fatto un'analisi veramente interessante, perché in realtà la domanda che ci hanno posto in quel momento erano molto chiare, e noi dicevamo: vabbè, adesso dobbiamo cercare di riprogrammare il 2021, capire a livello digitale dove dobbiamo andare a offrire dei servizi che avevamo previsto per le cantine. E mi ricordo ancora che Claudio ed Emanuele a un certo punto ci dicono: voi però dovete capire dove volete arrivare da qui a 20 anni. Chi ci arriva tra 20 anni? Non lo sappiamo. Però quel mood che ci hanno indicato, nonostante, ripeto, tutte le difficoltà economiche evidenti che ci sono, in realtà ci hanno posto di nuovo a livello zero. Quindi noi oggi, l'abbiamo fatto anche in un altro speech la settimana scorsa, siamo una nuova startup a tutti gli effetti. Quindi siamo ripartiti dall'anno zero. Nel frattempo abbiamo cercato di capire un pochino il mercato, come si è evoluto, come è andato avanti, con delle ricerche, con delle analisi. Ci sono dei dati molto semplici e molto chiari, che sono condivisibili e che secondo me potete trovare tranquillamente anche su internet. Questo è di Think with Google e Focusrite. Una persona su due tendenzialmente prenota un'esperienza nel momento in cui si trova nella destinazione. Io oggi sono a Milano, se voglio fare una visita in cantina in Franciacorta, tendenzialmente decido oggi, Franciacorta Valtellina, adesso decidete voi dove, decido oggi per domani, oggi per oggi pomeriggio. Problema enorme: molte cantine non sono attrezzate. Quindi tutti i dati che sono stati che sono espressi chiaramente trovano poi delle conseguenze pratiche nei servizi che possiamo offrire alle cantine. Il 90% delle persone, e credo che in questa sala più o meno tutti noi, nel momento in cui apre un sito internet di un'azienda, ma anche del nostro portale di Windring, e carica molto lentamente, cancelli, vai avanti e cambi portale. È aumentato del circa 160% il numero di persone che spendono più tempo nella ricerca di esperienze che non nell'alberghiero, quindi nella ricettività. È aumentato drasticamente il numero delle persone che prenotano la smute, che cancellano chiaramente per ovvi motivi di safety e di sicurezza. Nonostante questo, nell'analisi che abbiamo fatto fino a aprile, maggio, poi in realtà a giugno, fine giugno, inizio luglio, qualche segnale di ripartenza c'è stato. Tutti gli articoli che sono pubblicati sui numeri dell'enoturismo in Italia, tutte le evoluzioni che ci sono state, c'è stato un incremento di interesse nei confronti del mondo delle cantine, è evidente. Noi abbiamo registrato un bellissimo incremento di prenotazioni di visite in Italia. Considerate che fino al 2019 il 90% delle prenotazioni su Windring erano di clienti stranieri. Quest'anno chiaramente, per ovvie ragioni, non può essere, ma nonostante questo abbiamo fatto dei bei numeri sul mercato italiano. Abbiamo adesso un ultimo periodo di ottobre fully booked per tante occasioni. Appunto, last minute, il problema grosso, e questo è inutile girarci intorno, è che il carrello medio di persone straniere che visitavano aziende è ovviamente molto più elevato, non solo nell'acquisto del vino, che a noi non interessa nel servizio che offriamo alle cantine, ma come budget di spesa per il tipo di esperienza che vuoi andare a fare. Nel mercato italiano ovviamente l'esperienza è molto più bassa. Il numero più eclatante è un budget medio che noi avevamo l'anno scorso per un determinato cliente di circa 250 euro a persona per un wine day tour. Quest'anno le prenotazioni medie 20, 25, 30, più o meno, queste sono le... lo sappiamo benissimo. In tutto questo abbiamo ricevuto tantissimi feedback da cantine che hanno capito e ci hanno continuato a contattare, con i quali stiamo lavorando, per lavorare sempre di più su una progettualità di professionalizzazione turistica. Perché è vero tutta la parte digitale che abbiamo detto, è vero tutto quello che stiamo portando avanti a livello digital, ma la chiave è che poi la persona che fa accoglienza in cantina, la realtà che si deve esprimere, deve essere un sommelier, deve essere una persona che fa vino, va bene, ma deve avere delle basi turistiche importanti, perché il turismo, così come il turismo del vino, così come l'enologia, così come la produzione, necessitano di professionalità, non c'è nient'altro da fare. E questo l'abbiamo imparato anche molto bene in Sudafrica. Oggi, ottobre 2020, noi siamo in fase di pianificazione chiaramente del ventennio 2021-2041, grazie.
cosa dire? Ci sono mille evoluzioni che si possono portare avanti, mille progetti che stiamo sviluppando. Adesso abbiamo chiuso un accordo importante con Smartbox, quindi saremo online a Natale. Abbiamo un nuovo software che abbiamo pronto per le cantine, non solo in Italia ma all'estero. Ci sono tante realtà che stiamo sviluppando. Digitalizzazione e know-how, questo è il nostro focus. Ci interessa poter dimostrare la nostra professionalità sempre di più e siamo chiaramente a disposizione per chiunque. Ok? Spero di non avervi annoiato, questo è chiaramente i nostri riferimenti. Adesso io torno verso Ascoli Piceno, sono 5 ore di macchina, vado piano piano. Mi spiace non fare masterclass oggi pomeriggio. Grazie a tutti. Bravissimo Stefano, allora ti auguriamo anche noi buon viaggio naturalmente. Allora adesso chiamo sul palco questa delicata signorina, appunto Andrea Antinori, che è la D di Winery. Allora, è l'emozione ovviamente della diretta. Allora, come vi raccontavo prima, loro sono stati sia temporalmente, ma adesso lo sono anche per volumi, di Winery Livery, appunto. Ciao Andrea, mega regata. La gentile e delicata signorina. Ciao a tutti. Ma dopo la nostra telefonata di ieri era inevitabile. Appunto, sono un punto di riferimento per quanto riguarda appunto il delivery di bevande, perché loro, se guardate la loro app, non si occupano soltanto di vino. E la cosa molto interessante, infatti ascolteremo con molto interesse la sua relazione, appunto anche il fatto dei dati, tanto che anch'io e Fabio Leondini siamo impegnati in questi giorni nel lancio di una piattaforma di interscambio dati, quindi ci interessa molto ascoltarti. Buona relazione Andrea. Grazie mille, devo confessare che ho fatto un po' fatica a sentire perché con l'età comincio a non sentirci più bene, quindi vabbè, allora mi presento, innanzitutto appunto sono Andrea, sono una dei founder di Wine Livery, vi ringrazio tantissimo per questa occasione di raccontare la nostra realtà qui a Milano Wine Week, per noi è la seconda edizione che partecipiamo e conosco anche Violante, comunque abbiamo fatto già delle chiacchiere, una persona splendida. E niente, allora io inizierei facendovi vedere un video. Sogni una cantina in casa ma non sai dove metterla? Con Wine Livery hai i migliori vini, birre e drink sempre a portata di mano, in 30 minuti, alla temperatura ideale e direttamente dal produttore. Così risparmi. Wine Livery, l'app per bere. Allora, per chi di voi non avesse l'app, forse è il caso di cominciare a scaricarla. Allora, questo video racconta un pochino quello che è stato il motivo per cui Wine Livery è nato. Noi nel 2015, a casa di amici, insomma in verità era a casa mia con degli amici, finiamo il vino. Purtroppo è successo che, benché io suggerisse a tutti di portare una bottiglia di vino per la cena, qualcuno l'aveva portata e noi, da bravi millennial, siamo andati su Google, abbiamo scritto consegna a domicilio vino e non c'era niente. Perciò abbiamo deciso che fosse il caso di portare questa realtà anche in Italia, perché negli Stati Uniti, come dicevano anche Winering, sono realtà che esistono già da molti anni, perché tendenzialmente tecnologicamente sono almeno un 4-5 anni più avanti rispetto a noi. Questo è il motivo per cui noi siamo nati, quindi per non far più mancare un brindisi in tavola, no? Però evolvendoci fortunatamente abbiamo definito quelli che sono i bisogni del mercato a cui la nostra app deve per forza rispondere. Beh, innanzitutto noi rispondiamo ai bisogni chiaramente di Luca, che arriva a casa e come vedete cerca in frigor un prosecco ma non trova niente, quindi non può brindare. Noi rispondiamo anche alle esigenze però di Antonio. Antonio, che è un produttore, fa un vino buonissimo, che è già un lavoro gigante, e non riesce a comunicarlo perché non ha effettivamente il tempo per poterlo fare. Ma noi lavoriamo anche per Francesca. Francesca invece, che si occupa di un brand più grande e ha intenzione di fare delle campagne specifiche su un prodotto piuttosto che avere dei dati interessanti su quello che è l'occasione di consumo, perché i dati appunto adesso sono fondamentali per tutte le aziende per capire dove ci stiamo spostando, specialmente adesso che c'è stato questo cambiamento netto a causa appunto di questa simpatica pandemia. Allora, la nostra vision and mission, noi ci definiamo la prima rete di comunicazione e distribuzione integrata.
Per l'appunto noi ovviamente distribuiamo, quindi facciamo questa consegna in 30 minuti alla temperatura di degustazione di una serie di prodotti che sono innanzitutto il vino, infatti il nome è anche wine, wine livery deriva da wine, però ovviamente a seconda della richiesta del mercato anche qui i dati abbiamo aggiunto spirits, birra e chiaramente anche acqua e ghiaccio per le eventuali situazioni di consumo. E tutto ciò appunto ci serve per valorizzare la parte anche di comunicazione. Infatti noi siamo diventati un business con una, diciamo, una doppia anima. Noi siamo sia retailer, quindi vendiamo il vino, vendiamo la birra, vendiamo i superalcolici, ma siamo anche un comunicatore. Fate conto che attualmente abbiamo circa 500.000 di app scaricate. Questo vuol dire che abbiamo un pool di persone a cui possiamo raccontare delle cose. E queste persone sono chiaramente interessate al tema vino e beverage. Quindi dove dobbiamo essere per comunicare un vino o un altro prodotto nell'ambito beverage? Chiaramente mi verrebbe da dire su Wine Livery, non solo perché è la mia, ma perché chiaramente abbiamo anche una sensibilità dell'utente, perché una volta che entra sulla nostra app ha già l'intenzione di acquistare. Perciò diciamo che uniamo questa nostra capacità, questa nostra capacità all'opportunità. Quindi quando il cliente dice io voglio comprare una cosa, e noi ti comunichiamo in quel momento cosa devi o cosa potresti voler comprare. Anch'io racconterò una breve storia di quello che siamo stati. Allora, effettivamente noi siamo nati come idea nel 2015, ma abbiamo aperto i battenti qua a Milano, che è la nostra città del vino, nel 2016 a gennaio. Allora, io essendo una delle founder, all'inizio ero molto preoccupata perché dicevo cavoli, apriamo oggi e faremo tantissimi ordini, perché la mia idea è che ci fossero tantissime persone che come me avessero l'esigenza o la voglia di ordinarsi una cosa a casa. Beh, a gennaio 2016 abbiamo fatto 3 ordini, quindi non è stato esattamente un successone. Però anche perché eravamo giovani, il mercato stava crescendo, era il periodo in cui diciamo si cominciavano a diffondere i servizi di delivery, quindi le persone iniziavano a utilizzare, che so io, Just Eat, e poi in quell'anno è arrivato anche Deliveroo, e si stavano abituando ad utilizzare diciamo un'app per poter ordinare. Abbiamo avuto la fortuna di approdare sul mercato del crowdfunding, quindi siamo riusciti ad avere dei finanziamenti, perché appunto allora tutti ci prendevano un po' per matti, ci dicevano ma no, figurati, chi è che ordina il vino a casa? E quelli che, a cui insegniamo come si fa, a cui spieghiamo che alla fine è una figata, perché in questo momento una delle risorse più importanti che non abbiamo è il tempo. Quindi molto spesso se finisci alle 9 in ufficio o anche in smart working ed è tardi, se devi uscire a comprarti una bottiglia devi alzarti, prendere la macchina, trovare il parcheggio, una volta che hai parcheggiato forse fare la fila, scegliere il vino e tornare indietro. Quanto tempo ci vuole? Un'ora? Sono stata, diciamo, ottimista? Con noi in verità in mezz'ora fai in tempo a lavarti e ad asciugarti i capelli che già ti è arrivato il vino a casa. Quindi abbiamo insomma unito anche questa questione di facilitare la vita alle persone. Vabbè, poi racconto un po' dei round che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti in verità 3 su crowdfunding, questo perché il mondo crowd, quindi retail, non gli investitori istituzionali, hanno creduto subito alla nostra realtà, perché effettivamente erano magari a se stessi anche interessati ad avere un servizio del genere. E infine abbiamo fatto il nostro ultimo round, questo inverno 2019-2020, che insomma ci ha permesso di crescere. Noi siamo partiti, come dicevo, da Milano. Abbiamo aperto poi Torino nel 2017, anzi Bologna nel 2017, 2018 ha visto le prime aperture un pochino più lontano, abbiamo aperto Torino e Firenze, e, perdonatemi, anche Bergamo, e il 2019 ha visto un bel po' di aperture in più, siamo arrivati a Napoli, a Roma, quindi siamo scesi al sud finalmente, e questo 2020 chiaramente ha visto un'espansione ben più importante. Diciamo che nella prima immagine vedete quello che eravamo noi alla fine del 2019, quello che siamo noi adesso in centro, che diciamo che questa crescita è emblematica anche del fatto che la delivery, come dicevano prima, sta crescendo in maniera molto importante. Fate conto che l'attitudine a ordinare online cresce annualmente in Italia dal 17 al 22% più o meno. Noi siamo molto indietro rispetto per esempio agli Stati Uniti. Diciamo che tocchiamo punte del 40% di crescita nel mondo grocery.
Nel periodo di lockdown queste cifre sono quadruplicate, se non quintuplicate. Quindi la nostra diffusione, essendo noi un market di zona, quindi ogni città appunto ha il suo marketplace, è simbolo del fatto che molte più persone hanno avuto l'esigenza di voler ordinare un prodotto come il vino. Quindi il vino esce dal suo schema del vado in enoteca, del devo per forza essere un esperto, andare in cantina, e fa anche uno step oltre, perché spesso il vino, diciamo, per il consumo quotidiano è quello che tu ti compri una volta che vai al supermercato, già che passi metti la bottiglia. E diventa invece una cosa un pochino più pop, un pochino più facile da reperire e, diciamo, più di consumo quotidiano anche con la qualità, in termini di qualità. E che posso dire d'altro? Noi siamo nati chiaramente come un'app, quindi non siamo soltanto un servizio di delivery, ma per l'appunto una piattaforma tecnologica su cui si basa tutto quello che è la nostra, tutto quello che è il nostro modello di business. Oltre ad essere chiaramente facile da utilizzare, perché io dico sempre deve essere a piarova di bionda, perché ovviamente le app, siccome devono essere utilizzate sia da un pubblico giovane, ma anche da un pubblico un pochino più grande, perché in questo periodo, soprattutto di lockdown, persone che hanno, diciamo, più di 60 anni si sono dovuti per forza digitalizzare e dovevano avere uno strumento che fosse assolutamente facile da utilizzare. Questa facilità di utilizzo e anche, diciamo, il servizio premium ci ha effettivamente premiato. Infatti, adesso io non so se è un laser, sì. Se vedete qua, noi durante il lockdown eravamo nella classifica di food and beverage al terzo posto, che è un risultato pazzesco. Cioè, sopra avevamo chiaramente Just Eat e Deliveroo e abbiamo scavalcato Vivino per almeno 2 settimane. Quindi questa, diciamo, nostra capacità di sia di servire che di facilità di usufruzione dell'app ci ha definitivamente premiato. E che altro dire? In verità non ho molto di più. Io spero di riuscire a crescere molto di più in questo periodo. Quello che noi vogliamo fare è andare sempre di più verso le richieste di quelli che sono i nostri clienti, che chiaramente sono sia il cliente finale, quindi chi ordina, ma anche le cantine. Infatti prima Carlo parlava di dati. Noi raccogliamo tantissimi dati. Una cosa molto importante, differente rispetto a altre realtà che facciamo, è quella di dirti esattamente quando il tuo prodotto viene consumato, in quale città viene consumato di più, magari anche con cosa viene comprato, che sia, quali sono i companatici o anche gli snack, perché noi abbiamo anche qualche snack sull'app, con cosa viene abbinato. E questo per molti produttori è assolutamente fondamentale, perché capisce anche da che parte magari spostarsi lato comunicazione, quindi con le campagne che devono fare. E bene, io in verità non ho più null'altro da raccontare, se non tantissime cose in verità, però non voglio tediarvi oltre. Vi ringrazio, non so se avete delle domande, sono qua. Bravissima, bravissima Andrea, grazie per la tua relazione, molto, molto esaustiva, ma hai toccato senz'altro dei temi che ci piacerà sicuramente, hai ingolosito molto Febo Leondini e me su alcuni temi. Bene, passiamo alla quinta startup tra quelle appunto che presentiamo oggi. Allora, adesso abbiamo sul palco Interblend, abbiamo qui Guglielmo Puntis, che come vi dicevo arriva dall'Argentina, oggi non ha fatto tutta quella strada per fortuna, perché so che risiede in zona, però grazie anche a lui di oggi di essere qui. Tra l'altro a me piace moltissimo il loro payoff, che è Blending Wines Between Countries, e siamo così molto curiosi anche noi di sentire un po' il tuo progetto, che è proprio decisamente innovativo. Grazie mille. Ok, buongiorno a tutti. Prima di cominciare vorrei ringraziare Violante Gardini per avermi dato la possibilità di essere presente oggi qua, alla Givi, associazione di cui sono orgogliosamente cominciato a far parte da poco. Un ringraziamento speciale anche a Federico Gordini per aver organizzato questa giornata di scambio e crescimento all'interno di questa manifestazione così importante come la Milano Wine Week. Mi presento, sono Guillermo Pontis, argentino, enologo di professione, ed è insieme a un amico mio argentino, anche lui, che abbiamo cominciato a fare questa startup nell'anno 2014 e che è stato proprio un anno fa che siamo riusciti a lanciare il nostro sito internet per conoscere un po' l'opinione del pubblico riguardo a questa nuova presentazione, a questa nuova startup. Non so se faccio io. Ecco.
Interblend è a tutti gli effetti una nuova categoria di vini che unisce le persone del mondo. Sono vini blend tra i paesi, sono vini che raccontano storie di chi lo produce, consume e condivide. Dove dentro ogni bottiglia di vino c'è anche una donazione implicita con la quale il consumatore può scegliere a che causa destinare il suo appoggio. Devo dire che adesso mi piacerebbe spiegare un po' perché noi diciamo che i nostri vini sono dei veri ambasciatori culturali e perché per noi il vino è un ponte per aprire il dialogo. Allora, per spiegare un po' a chi non lo sa, i blend, la finalità di blend va intesa come una miscela di due o più vini o uve con la finalità di creare un prodotto nuovo, un prodotto migliore ai componenti in maniera separata. Di solito i blend vengono composti tra vini di provenienza nazionale. Noi con Interblend creiamo dei blend con la provenienza in 9 paesi diversi del panorama mondiale. Allora, prima di parlarvi un po' di questi vini, di raccontarvi come sono fatti, come li facciamo, mi piacerebbe un po' fare una piccola introduzione. Come dicevo prima, è un'idea che è nata nel 2014, proprio quell'anno lì si celebrava nella mia nazione, in Argentina, il congresso dell'Organizzazione Internazionale del Vino, quindi è stata una buona possibilità per presentare il nostro progetto e per capire un po' cosa pensava un po' la gente di questa unione dei vini tra i paesi, che tanta gente ci guardava anche in un modo un po' strano. Allora, abbiamo presentato il progetto, era piaciuto tanto, però l'Istituto Nazionale di Viticoltura in Argentina non permetteva e non permette ancora fare i blend di vini tra i paesi. Per quello che era il nostro sogno di farlo nel nostro paese, non siamo riusciti. Dopodiché abbiamo detto, va bene, facciamolo in Italia. In Italia sì si può fare, come avete visto prima con il vino di Emanuela, però ci hanno dato il permesso di farlo soltanto tra i paesi della comunità europea. Allora, a quel punto, noi come argentini, va bene, ma non lo possiamo fare né con Argentina, Cile, Sudafrica, e non poteva spiegare bene un po' l'internazionalità dei vini. Per quello, alla fine, siamo arrivati a parlare con il TTV negli Stati Uniti, loro ci hanno dato il permesso, negli Stati Uniti si possono fare questi blend di vini tra diversi paesi, però con una premessa, tutti i vini, tutti i componenti devono avere almeno un po' del vino nazionale, un po' del componente del vino nazionale. Allora, con quello in testa, noi abbiamo pensato di creare questa startup pensata in un inizio al mercato americano, pensando, mettendoci nella testa, va bene, cominciamo a farlo con il mercato americano, poi vediamo come in un futuro. Allora, quelle bandiere che vedete lì sono i primi paesi con i quali noi abbiamo deciso di cominciare a lavorare. Quei 9 paesi insieme rappresentano più dell'80% del consumo e produzione di vino a livello mondiale e rappresentano quasi il 90% del consumo del vino e produzione negli Stati Uniti. Pensate che gli Stati Uniti è un paese dove il 30% del vino che si consume è vino importato, l'altro 70% è di vino nazionale. Allora, per ogni paese noi abbiamo selezionato un vino che sia il vino emblema di ogni nazione. Per esempio abbiamo fatto il Cabernet Sauvignon negli Stati Uniti, Pinotage in Sudafrica, Sauvignon Blanc in Nuova Zelanda, Sangiovese in Italia, il Merlot per la Francia, Tempranillo in Spagna, Carmenere in Cile, il Syrah d'Australia e il Malbec d'Argentina. Allora, con quello in mente abbiamo detto, va bene, creiamo un portfolio di vino che possano rispecchiare tutte queste nazionalità, tutti questi paesi. Quindi quelle 12 bottiglie sono 4 gamme di vini diversi. Quello con l'etichetta rosa si chiama The International Series, sono blend di vini da 2 paesi diversi, dove c'è sempre presente gli Stati Uniti. Per esempio il Chardonnay di Sonoma con il Sauvignon Blanc di Nuova Zelanda, c'è il Sangiovese italiano con il Cabernet Sauvignon d'Argentina, e così con ogni vino che vi ho menzionato prima per l'etichetta rosa. Etichetta blu sono le Super Series, sono blend di vini di una stessa varietà, però più di 3 paesi diversi, 2 o più paesi,
Quindi c'è il Super Chardonnay, che è un Chardonnay di Francia, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Italia. Super Cabernet Sauvignon, che è un Cabernet Sauvignon degli Stati Uniti, dell'Argentina, del Cile e la Francia. Pinot Noir dell'Italia, la Francia e gli Stati Uniti. E infine l'ultimo vino, quello con l'etichetta nera, è un Global Series, dove è un vino che si fa unendo tutti i paesi insieme. Un vino dove contengono tutti questi nuove varietà insieme. Allora, come vengono prodotti questi vini qua? Questi vini si producono nel paese di origine. Esempio, l'Argentina. Il vino viene prodotto in Argentina, fermentazione alcolica, malolattica. Una volta finito il vino, viene trasportato questo container dentro uno flexi tank che proteggono il vino dalla temperatura, l'ossidazione, e arrivano in nostra cantina negli Stati Uniti, a Napa Valley. Lì, nella nostra azienda, azienda con quale abbiamo fatto un joint venture, non è nostra, c'è una squadra che noi chiamiamo The Blend Master Teams. In quella squadra lì ci sono tre enologi in quell'azienda che sono responsabili di creare ognuno di questi prodotti qua, di questi vini qua. Quindi i vini arrivano all'azienda, tutti in tanchi separati, e sono gli enologi poi a creare questi prodotti. Così noi faremo l'espedizione dei nostri vini. Abbiamo creato questo, che poi spiegherò perché si chiama The Goodness Pack, dove il consumatore può avere anche la possibilità di scegliere ogni mese e farsi arrivare dei vini diversi per poter conoscere l'esperienza completa da punta a punta. Ok, adesso è il momento di raccontare perché questa è un'esperienza vera e propria. Noi, quando diciamo che uniamo i vini e le persone, non soltanto facciamo i vini e uniamo il vino, sino noi vogliamo unire le persone, vogliamo unire le storie delle persone, perché per noi la cosa più importante in un vino è quello, è la condivisione e l'unione. Ed è per quello che noi diciamo tanto che il vino è un ponte per aprire il dialogo e per unire le persone. E quindi un modo per comunicarsi, abbiamo creato quel cerchio rotondo che si vede lì nel collo della bottiglia, si chiama NFC, arriva da Near Field Communication, che ti consente di mandare un messaggio diretto, automatico, a qualsiasi telefono, con soltanto avvicinare, una volta che tu avvicini il telefono a 5 cm di distanza, automaticamente ti manda un messaggio intrusivo al telefono, dove tu puoi sei libero di raccontare quello che vuoi. Adesso vi farò vedere un piccolo video per farvi conoscere come funziona questa esperienza. We introduced the first ever smart bottle that opens dialogue in a fully innovative way. Discover a new experience in which you can share what you really want. Ideas, feelings, moments, simply everything. Feel free to choose the wine that you like the most. Complete your purchase information and move forward. Every bottle empowers you with 8% to support causes of good. At checkout, you can upload a message that will be carried on the bottle, waiting to be unlocked. Let your voice be an inspiration. With the touch of an NFC smartphone, you can share moments and draw attention. Tap your product, unlock dialogue. Discover more about your wine. Leave a comment. So, if you have something to say, somewhere to be, or someone to get to, this is your time to act. Interblend, more than wine, a story to share. Allora, vi farò vedere un po' come l'esperienza dal nostro e-commerce per una persona che si collega e vuole assaggiare questi vini per la prima volta. Ingressando a www.interblend.org, c'è il nostro sito, però avete la possibilità di scegliere la bottiglia, scegliere il vino che vi rappresenta di più, o se forse volete fare un regalo a una persona. Facciamo il caso che voglio fare una persona negli Stati Uniti e voglio fare un regalo a un amico in Italia. Scegliere il vino. Noi abbiamo deciso di fare il primo passo, per quello noi potenziamo a tutti quelli che acquistano un vino con un 8% di donazione. Perché il vino, come vi ho detto anche prima, facciamo non soltanto i blend di vini e uniamo i diversi vini, li uniamo anche con il dialogo, e crediamo che una delle forme più facili o più importanti di comunicare e unire le persone al mondo è aiutando a chi ha bisogno. Allora, il consumatore, quando sceglie la bottiglia, ha la possibilità di scegliere lui a che causa dare quel 8%
del suo acquisto. Una volta scelto quello, manda il messaggio. Come ho detto prima, un caso è che un amico negli Stati Uniti vuole mandare una bottiglia di vino a una persona in Italia. Completa il messaggio, può mandare sia un video, una foto, una scritta, qualsiasi cosa, un tanti auguri, un regalo aziendale. L'immaginazione è enorme. Dopodiché si manda il messaggio. Allora, cosa succede quando io ricevo quella bottiglia di vino, come ho detto prima? Mi arriva la bottiglia di vino, avvicino il telefono all'NFC, soltanto a 5 cm di distanza, sì, mi appare un messaggio automatico nel telefono. La prima cosa che vedo è una storia, la storia o il messaggio che mi ha mandato quella persona, che ho creato io, o se io non ho voluto mettere niente, non è obbligatorio. Dopodiché nella seconda pestagna lì in alto che vedete c'è informazione del vino, come è stato fatto il vino, chi lo ha fatto, la scheda tecnica, perché come raccontava anche Manuela prima, un problema al fare questi tipi di vini qua è che c'è tanta burocrazia e ci sono tante cose che uno ha nell'etichetta non lo può spiegare, non ha né lo spazio né ha il permesso di dire tante cose. Quindi anche per quello noi abbiamo scelto di lavorare con l'NFC e poter raccontare la storia completa del vino. Come è stato fatto, chi l'ha fatto, usiamo anche blockchain per poter certificare siano le donazioni che crea l'usuario e anche il percorso che ha fatto dalla selezione del vigneto in Italia, in Argentina, in qualsiasi posto, fino a come è stato prodotto il vino, fino alla fine. E per ultimo, se c'è la possibilità anche di fare un rating, di mettere il puntato sul vino, un commentario e condividerlo nei social media. Noi con questo progetto abbiamo voluto soddisfare la domanda del mercato in un modo mai visto prima, innovando sia nel prodotto con una nuova categoria di vini alla ricerca dell'equilibrio, con le donazioni, creando una empatia con il consumatore, con quello che noi chiamiamo la smart bottle, la bottiglia intelligente, che facilita l'interazione e il coinvolgimento del consumatore e con un potenziale di creare diversi prodotti globali. Sia nel vino, che come potete vedere, l'immaginazione, il vino può arrivare fin dove arriva l'immaginazione, anche con altri prodotti come il caffè, eccetera, eccetera. L'ultima cosa che voglio dire è che noi, la nostra intenzione non è quella di fare il vino più buono al mondo, noi siamo qua perché vogliamo fare il miglior vino per il mondo. Grazie mille. Bene, siamo in chiusura, Carlo, direi, no? Direi proprio di sì, intanto complimenti a tutti gli intervenuti. Sicuramente sì, una sintesi in un pensiero solo, direi che davvero abbiamo visto come la grande tradizione di tutto il mondo vitivinicolo, ma nel mondo nel senso di pianeta, possa essere riportata a fattor comune dalle piattaforme digitali, e come davvero la tecnologia sia in grado di mettere in relazione prodotti e persone molto di più e molto più in fretta di quanto non riescano a fare le legislazioni nazionali. Una grandissima esperienza oggi. Grazie davvero.